interrogativo da intrecciare a questo sollevato in qualche modo da Mario Carlo, ma che sembra quasi strizzare l'occhio con compiacenza a un mondo che rinuncia alla star. E su questo io mi inquieto un po', perché sono anni che gli storici, anzi secoli, gli storici riflettono cercando di trovare la firma in un progetto, con vizi storico-artistici che cercano l'autore del quadro, cosa sia più complessa dell'architettura, che è un'opera collettiva, non fos'altro per tutti quelli che contribuiscono a renderla tale. Ma anche la difficoltà spesso che abbiamo di trovare un nome nell'architettura romana, nell'architettura dell'età di mezzo, e solo con buona pace del Rinascimento abbiamo cominciato a trovare una firma, ma pure su questo bisognerebbe riflettere se non è un vizio storiografico ottocentesco, se effettivamente Bramante era l'autore di un tempietto noto, o come mai non sappiamo l'autore di Palazzo della Cancelleria o del Palazzo Venezia, con buona pace di alcuni storici che pure insegnano qualche volta nelle facoltà di architettura. Quindi un problema dell'autore in capo, la figura autorevole, il protagonista intorno al fare architettura, che assume già nel passato connotati assai chiari che andrebbero ristudiati, ma che comunque ci pone, stando a quello che ci dice Mario Carpo, delle interrogativi. Siamo pronti ad accogliere l'assenza di un autore? E poi Stefano, che è un architetto, ci dirà se è pronto a mescolarsi con i suoi colleghi di studio o a firmare con il suo nome un progetto. E questo lo discuteremo per una questione di... Secondo punto, secondo interrogativo che mi pongo recuperando o intervenendo sulla proposta dello statunitense Michael Silver, che non ama Stefano ma che cita nel volume, dove con il suo How to Mason, versione 1, sembra addirittura pensare alla possibilità di mettere a punto una sorta di playlist, come fate voi con gli iPod, per scaricare poi nei lettori MP3 di un qualunque costruttore le modalità o gli insegnamenti o le tecniche o i trucchi costruttivi per realizzare un progetto. Anche questa è una questione che mi fa sorridere, vedere il nome Mason. Abbiamo già nel 700 in Inghilterra dei Master Mason che scrivono e pubblicano pocket books, cioè books of architectural plates destinati al mondo dei costruttori e ai committenti, consentendo sia ai costruttori sia i committenti di farsi una casa alla maniera di Palladio, secondo la moda degli aristocratici inglesi, bypassando il progettista, trovando tutte le dimensioni che gli sono consone, tutte le cose che gli piacciono, le forme che vogliono, e come in un Debian vestro prendere la tavola 5 dove mettono un prospetto, la tavola 6 dove sistemano la pianta con la scala, e la tavola 8 dove mettono un camino e quant'altro. Fatto da artigiani, William Appenny, tanto per dirne una, artigiani che fanno testi sulla e per l'architettura per se stesso, per i propri colleghi e per i committenti. E anche questa è un'altra invenzione che uno studio artistico della nuova cultura digitale come la REN Plus TV inventano un programma o diffondono un programma, anche di questi non parla Stefano per conta sua, ma che sono stati al centro del dibattito sulla cultura digitale, che in un programma che si chiama Negotiate My Boundary invitano appunto l'utente a partecipare o consentono all'utente di partecipare al dimensionamento degli spazi dell'architettura che loro dovrebbero progettare. Anche questo già c'era nel Books of Architectural Places del 700. E allora la novità o il vecchio, per essere tali, cioè uno vecchio e uno nuovo, dovrebbero trovare dei connotati di autenticità, altrimenti non capiamo più nulla. Un'ultima osservazione, e questa è ovviamente l'ultima. Ricordando il monito, o meglio la lezione, che ci ha impartito Alexander Coiré in un testo che io cito spesso a lezione ai ragazzi per cogliere alcune rotture epistemologiche, cioè dal mondo del pressappoco all'universo della precisione, e il termine precisione in questo modeling, in questo progettare, ricorre in questo libro mille volte. Vi inviterei appunto, vi ricorderei per chi non conoscesse questo testo, ma abbastanza noto, appunto la distinzione a cui alludevo all'inizio, la differenza tra uno strumento e un utensile, cioè l'esempio che Coiré ci porta della lente, questa. Una lente che può servire per un occhiale e quindi consente di estendere i sensi, cioè mi fa vedere più da vicino o più da lontano, ma non fa niente di più, o quella stessa lente inserita in un cannocchiale gestito da Galilei che ha rivoluzionato il mondo. E allora è sempre di lenti si tratta, ma una non è altro che un utensile, mi fa leggere, l'altra è uno strumento, mi fa pensare, produce cultura, produce rivoluzione culturale. E questo è
monito che ci ha dato e l'interrogativo che vi lascio, distinguere all'interno di tutti i contributi che Stefano elenca, ricostruisce e ci informa dettagliatamente sul mondo che sta dietro a questo nuovo universo comunicativo, se si tratta di strumenti o di utensili, e saper prendere la distanza tra questi due termini e non distinguere un CAD con un rinoceronte, cioè che sono cose assai diverse, non riuscire a distinguere è grave. E nello stesso tempo però ringraziamo Stefano che ci ha dato almeno lui, se non uno strumento, certamente un utensile per capire la differenza tra queste due cose. Grazie.